Ok, perché tagliarli? Allora, se dovessimo fare la sezione di questo fungo, noteremo che il gambo è capiforme. E è il fungo che fa crocca. È un buon carattere. E... crocca in che senso? Crocca. Ok. Senti, aspetta perché questo l'ha già schiacciato. Silenzio. Hai sentito? Sì. Ma sta nei trivialini? Sta nei trivialini. E allora qua andiamo a innescare via un casino, ve lo faccio vedere domani. Lascia stare le sezioni in genere, adesso sono così. Cosa mi dice? Latte acre. Lattice acre. Lattice bianco che vira al... diventerà verde. Verde. Tipiche sono queste guttule, queste macchie violacee sul cappello. Attenzione perché questo è un bastardo. Vedete com'è da giovane? Vedete come sbiadisce? Quando è vecchio lo potete trovare anche quasi completamente rosa. Rosato. Che spariscono queste tonalità qua. Per cui è abbastanza difficile. Però il gambo cavo associato all'abete rosso, il lattice che diventa verde, Lattarius trivialis, non commestibile. Ok? Cosa ti ho dato? Cosa ti ho dato? Lactarius con lattice che vira al viola. Ok, attenzione perché sono un suggerimento vivente. Allora, genere Lactarius, carne cassante se c'è nel lattice. Le sezioni, andiamo a vedere, lattice che vira viola, sezione uvidi. Apro il cassetto dei sezioni uvidi, trovo due cassetti, non basati sul lattice viola, perché tutti e due hanno lattice viola, ma basati sul colore del cappello. Colori grigi, violacei, sezione uvidini, colori gialli, sezione AA. Tentatemi. L'aspis, la bissa, l'hai sentita che ha fatto come le vipere? Aspideine. Questo è giallo, quindi siamo dentro in quella sezione là. Uvidini, sottosezioni, aspideini. Uvidi, ok. Grigio viola, uvidini. Gialli, aspideini. E quindi abbiamo diviso all'interno dei lattari, tirati fuori tutti i violi, divisi. Grigio viola cappello sempre, okay. Si parla di cappello. Cos'è questo qua? Si rappresenta bene, no? Rappresentare. Quello grande? Sì, è quelle bambagini non ci sono. Ci sono, però. Guardate la villosità, il margine è tutto peloso, lo vedete? Perché poi all'interno degli aspideini vai a vedere margine liscio, margine peloso e compagnia bella. Questo qua però vedete com'è tutto peloso, sembra quasi uno scrobiculatus. Guardate che questo qua se lo raccogliete giovane ha il viraggio del lattice molto lento, non viene immediato, lo scambi per uno degli scrobiculati. Poi lo vai a vedere dopo mezz'ora che ce l'hai nel cesto, dici cazzo è diventato viola. E quindi bisogna ritirare. Ma la villosità che è poca è dovuta al clima? No, qua è. Perché l'anno scorso l'avevi trovato, era bella. Facciamo un casolino, guarda che roba. Guarda, è più peloso di così, cosa vuoi? Poi andiamo. Giorgio, cosa ti ho dato? Lattarius dal lattice bianco, sì. Non virante, sì. Quindi siamo nella sezione del vati. Tamagno vivo, Dio povero. Il vati vuol dire bianco. Ok. Sezione al vati è legata al colore del cappello. Il colore del cappello negli albati è bianco, qua è arancione. Quello è un lattario a lattice acre o dolce? Forse leggermente acre. Forse un po' marognolo, ma fondamentalmente dolce. Ha odori particolari? Buccia d'arancio. Buccia d'arancio, sì. Cresceva sotto all'arice.
Bertarius? Ma non l'ha detto lui, se lo sincera. Sì, sì. Io ho vissuto il calendario, d'estano. Sì, sì. Lo sponsor del mio calendario che non guarda cosa pubblico. Ma dai. Ah sì, hai messo la ricetta. Ed è commestibile quello là. Qua su a Panarotta mi ho fatto un'escursione 4 anni fa con il gruppo micologico, c'era fuori solo di quella roba là e brise. Se andate giù nell'agriturismo sotto agli impianti, in realtà catasta in mezzo ai tuoi di quello là. E lo mangio. Noi al corso lo diamo come commestibile. Sì, beh, volendo, qua lo mangiano in Trentino, lo mangiano. Cosa ti ho dato? Ma quindi lo diamo commestibile? Quindi come sale? Oh, dite latice bianco, regola generale, non commestibile. Noi diciamo che Cecon l'ha messo nelle ricette del... Volendo ce lo possiamo mangiare. Cecon ha pubblicato nel calendario come calendario. Quindi prendetevela con lui. Cos'è questo? Questo è un lattario. È stato lattice bianco. Sì. È Lactario Rufus. Perché Rufus? Perché lo so, che era uno che conosco. E se fosse un Buddy Sanguinis? E perché non è un Buddy Sanguinis? Perché non è? Un Buddy Sanguinis. Che sarebbe quasi identico. Ma il colore, no? No, il colore. Portamento di Buddy Sanguinis è più esile. Il cappello del Buddy Sanguinis è lucido e liscio. Questo qua è satinato, proinoso, argenteo. Meno massiccio. E soprattutto il colore del cappello, poi il sapore. Bagno sanguigno è amaro, poi leggermente acre. Questo qua se l'assaggi sputi. Sputi. È agrissimo. Allora, il passaggio, Andrea. Allora, adesso non ci abbiamo tanto tempo. Ah no, questo qua è tuo. Mm. Allora, siamo un Lactarius al lattice bianco. Quindi non è commestibile, lo rifiuto. Volendo potremmo anche dire che a lattice bianco dolce c'è magna, mangia tutto. Però com'è il lattice di questo qua? È bianco immutabile. Il sapore stavo parlando. No, devo... Non mi sembra cattivo. No, faccio con la lingua decisa. Guarda, si fa così ad assaggiare. No, non lo sento. Ah, è uno dei più acri. Guarda che bella rossa è diventata. Cos'è? Con questo colore qua c'è solo lui. Guarda. Cioè lo so perché l'ho sentito quando me l'hanno suggerito. Con quale nome te l'hanno suggerito? Fungus. Va bene, adesso mi dici gli altri due. Mi dici gli altri due nomi? No. Gli altri nomi non vedi che turbe. Ma quello l'abbiamo detto ieri, Plumbeus, Turpe e Negator. L'abbiamo detto ieri. Negator. Negator ci sta. Negator perché ci sta. Negator perché? Plumbeo, Negator. Che se te ne mangiando non devi mangiare proprio Negator. È proprio Negator. Succede così. Negator che vuol dire? È Negator. Non me ne ero accorto. Lactario. Io ho voluto. Beh, con questo gambo nero. Vabbè, aspetta, prima. Lattice bianco che vira. Che vira a rosa. O no? Sì, sì, vira rosa, e qua, se apriamo il cassetto dei latari, siamo già andati nel cassetto dritto della sezione Plintogali, fuligidunusi come li chiamavano una volta. Se guardi questo fungo qua all'interno di quella sezione, ha talmente caratteri faro che non puoi non dirmi che... Clettario è? Lignotus. Perché è Lignotus? Ma... gambo e cappello marroni, lamelle bianchissime. Il più scuro della sezione, lamelle bianche che diventano però, attenzione, crema, ma crema. Quelle lamelle hanno un carattere. Leggermente decorrenti sul gambo. No, sono decisamente decorrenti. Sì, e entrano nel gambo assumendone il colore. Quello carattere è. In più, cappello. Turpis. Con un bone. Normalmente presenta un bone e normalmente è anche tutto... grinzo. È uno dei più belli però, È forse uno dei funghi più belli in assoluto. Quando io l'ho visto dopo li croci. Differenza del Picinus, il portamento. Questo slanciato ha un po' sa di origano però.
Piccino sono il piccino, diversi di quella sezione di origano, che è piccino scadore di origano, d'origano, ma e anche altri hanno quella punta di odore là. Piccino normalmente ha un portamento più piccolino, più lattariolide classico, non ha numbone e non c'ha il colore, è un po' più smorto, è comunque marrone ma meno carico, meno carico, meno carico, ed è liscio sul cappello. Le lamelle sono più scure. Da giovane questo le ha bianche, quell'altro in effetti le ha più scure. Ok. No, oh, grazie. Adesso ti tiri fuori tutte quelle che ci assomigliano, quello che assomiglia, tutto quello, non che ci assomiglia, quello che è identico a quello. Aiutatela lei, se no. No, lo so, questo è già vivo. Ah, sì, stesso, beh, poi te le do un altro, sì, dai. Ecco, eccole. Eccole, che piovono. Che piovono. Ce ne sono ancora. L'unica russola che sta. Guardatemi bene che se posso me ne va così. Ti avevo saltato? Ah no, no, finiamo il Natale. Scusami. L'attacco del perdere. Ben dato a birra, magari brilla, la colpa del giorno. Vai Marisa, scusami. No, ma io volevo il fratellino di questo. Quello è per me. Martina, non rovinare la sorpresa che lo diamo a qualche altro, e là in macchina. Allora, Pornisis può essere confuso con una specie aranciata simile che si chiama Zonarioides. Normalmente però Zonarioides è più massiccio, ha le lamelle più bianche, ok? E cresce sotto abete rosso, mentre questo sta sotto all'arice. Nel dubbio basta assaggiare. Questo è dolce, quell'altro sputi mezz'ora, perché è acre, molto acre, vero lo sai? Ok, ci inquadri quello Marisa, scusami che te ho saltato via. Sì, tira via. Sì. Ok. Lattarios? Deliciosos cresce sotto pini a due aghi. Avete visto tanti pini a due aghi stamattina, qualche silvestra che sbaglio. Abbiamo camminato quasi esclusivamente a abete rosso con qualche abete bianco, quello stanno sotto l'abete rosso. Forninsis sotto abete rosso? Forninsis, abete rosso. Posso? Io l'ho detto stamattina. Che cos'è? Bello sto metodo però. Io l'ho detto stamattina. È il simbionte dell'abete rosso, è Deuterimus. Senti quanto poco pesa, quanto fragilino è, quanto inverdisce, non ha scrobicoli sul gambo? Deuterimus, deter vuol dire il peggiore, ma non è vero. È buono. Per io lo mangio, è buono. Mentre Salmonicolor, ragazzi miei, Semisanguiflus, ragazzi miei, quella porcheria. Sì, va bene. Perché okay. Della sezione della Betes è l'unico sotto la pete rosso, sì. Come il salmonicolo è l'unico sotto la pete bianco, mentre da presepe. Sotto spini ne abbiamo diversi, da pete fuori, da neaghifoglie non esistono. Guarda che io vedo ancora una marea di cianopsanti in mezzo al tavolo. Posso fare un'altra domanda? La zona Rioides si trova sotto? La pete rosso. Ah, cianopsante? Tutte le cianciate, ne vedo ecco, ancora. Pure là, la mezzo, quella lì, questa, quella lì. Questa lì. Dai, dai, che ce n'è ancora, dai, che ce n'è ancora. Senti come non regalo. Non so se queste sono già diverse. No, però adesso me l'ha determinato lei. Ok? Sì, allora, quindi russulacea. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ci sono altre cianoxante? Boh, allora, se quelle sono tutte cianoxante, quest'altra? Tutte sono Xanta. No, no, adesso qua abbiamo messo quello che secondo il popolo è Cianoxanta. Tu sei il micologo. Buon lavoro. Allora, dividi e titola. Perché lei dice che c'è la birra? La birra. Cianoxanta, pure questa, sì. Ma guarda, io qua ti fermerei un attimo. Quindi, perché dico, ma guarda che strano, cianoxanta col gambo viola, mettila qua in stand by. Vai, anche questa qua, un po' viola, in stand by, va bene, vai, 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 vai avanti. Ok, e questa, vabbè, ma guarda, sei sicura che questa è buona, perché è buona questa? Perché io qua dividerei forse un po'. C'è così, e tipo.
faccia così. Oh, ma che mi avete fregato a passare questi punti? Vai, vai. Vai, cerchiamo di fare. No, stiamo dividendo, ti aiuto anch'io. Dove? No, no, vai, vai. Ah, giù già hai visto qualcosa di anomalo, eh? Ecco, per esempio, questa è un'altra cosa. Raga, ma che mi avete passato? Scusate. C'è uno santo. C'è uno santo, è facile, ce l'ho io. Adesso vediamo. Ok. Allora, chiaramente, ecco, le variazioni della Chanoc Santo sono molti, sono innumerevoli. Quindi, brava, quando noi andiamo a vedere la cuticola del cappello di una Chanoc Santa, ci possiamo trovare di fronte a una a svariate sfumature. Il nome Chanoc Santa, quindi ci dice già cianotico e giallo, santa. Quindi delle macchie o cracce giallastre del cianotico, si sono dimenticati di metterci dentro il verde. In Chanoc Santa c'è l'acqua. Che chiaramente in Chanoc Santa c'è, però è chiaro che non dobbiamo confonderlo con quella che è la virescenza, che anche la virescenza ha una colorazione della cuticola verde. Ma che differenza c'è? La differenza è che nella cuticola della virescenza in realtà noi troviamo delle macchioline, delle più che macchioline, screpolature, sono delle placche che si formano sulla cuticola di virus. Le placche possono anche essere avvolte non proprio visibili. Dopodiché c'è un'altra differenza guardando solo il colore delle lamelle. Una ha la lamella crema con sporata crema, questa ha la lamella bianca con sporata bianchissima, la più bianca nel genere rossa. Da vecchia può diventare crema però. Però gli esemplari giovani, sì? Chanoc Santa, sì? E virescence. Sì? La virescence è la trapezoidale, no? Sì. La Chanoc Santa? No, è vero? È vero. Sotto la cuticola poi? Sotto la cuticola, direi che sono una maiola, questa anche se è verde, okay. Il viola c'è. Vedete? La colorazione della... Attenzione però che il viola sotto la cuticola non è un carattere discriminante, perché molte russole hanno, però mi aiuta. Qual è invece... Quali sono i caratteri tipici che ti fanno dire che è Chanoc Santa? Uno. Pesa. Due. Rimbalza. Quasi gommosa. Dura. Ok. E poi? Attenta. Dammi le orecchie. Ti viene voglia di giocare a carte. Silvano. Col mazzo di carte. Eccolo là. Prova a fare qualsiasi altra operazione del genere su qualsiasi altra russola. Guarda cosa succede. Si spaccano. Quindi le lamelle che sono quasi elastiche, ma soprattutto le lamelle che sono... Fate così tre volte. Tocca tre volte, quattro dalla stessa parte. Sensazione di unto, di grasso. Giusto? Lamelle lardose. Lardace. Ok? Sapore dolce, rosso la Chanoc Santa. Qua potremmo, se volessimo fare fighi alla mostra, potremmo dire, ok, questa qua che è verde, la facciamo? Allora, per una mostra sarebbe preferibile, in realtà di no, perché... No, sì. Mi piace. Varietà. Mi piace. Allora, se vogliamo fare fighi, non una mostra, potremmo dividerle e dire, Chanoc Santa, ecco. Chanoc Santa, ok? Questa verde la potremmo chiamare? Pelterois. Ma chi è sto Pelterois? In francese, un dito. Pelterois. È una variazione. Guarda, io ti garantisco... Ma che significa una variazione? Io ti garantisco che questa qua, quando era giovane, era così. Poi comincia, se vai a vedere i tre d'union, li vedi. Perché se vai a vedere, vedi che c'era lilla che comandava, sparisce lilla e salta fuori il verde, fino a diventare completamente verde. Qua invece i fighi, cos'è che fanno? C'ha il gambo lilla, altro micologo, non Pelterois, ma stavolta Lange. E quindi si chiama, conosci la? Lange. È una Chanoc Santa, sicuramente commestibile in quanto dolce, soda, cassante, lamelle lardace, dopodiché se fai il filo, gambo, lilla, Lange, verde, Pelterois, Chanoc Santa, ok? Quindi le variabili della Chanoc Santa 2, Pelterois, sì. E Lange.
In mezzo al tavolo ci sono due russole ingrigenti, tirale fuori. Una, la più scura la fai tu e la più chiara la fa lui. Tu piglia l'ingrigente più chiara e lui piglia l'ingrigente più scura. Ponte wow. Ponte ce n'è alcune qua. Non si capisce ancora. La varietà è variata. Ok? Ce n'è un'altra ancora. Di solito di una gommosità estrema presenta delle tipiche macchie ocracee sul cappello ed è dura, gommosa e all'assaggio dopo mezzo minuto che ce l'hai in bocca è acre, comincia a pizzicare sempre di più. Anche come comunque dura proprio. Ok, cosa hai tirato fuori? Torna al tavolo. Tutte le devi tirare fuori. Ne vedo almeno altre 4, 5, 6, 7, 8. Dai, dategli una mano a tirare fuori quell'ingrediente là. Vai Jacopo. Dai che ci siamo. Ne vedo ancora. Ne vedo ancora una. Dai Jacopo. Vai, ne vedo ancora? Ne vedo ancora? Io ne vedo ancora? Io ne vedo ancora? Ok? Va bene? Sì. Cos'hai tirato fuori, Jacopo? Una russola. Allora. Benissimo. Hai tirato fuori una russola che ha una particolarità, quella di avere la carne che annerisce, di avere un basso peso specifico, di avere il sapore dolce e di avere il nome scritto al bordo del cappello. Almeno non mi ricordo mai, tra vinosa e vesca, sbattere la testa al muro. Allora, Marisa, c'è una vesca in mezzo al tavolo? Sì che c'è. Ce n'è anche un'altra. Bravo. Dagliela a Marisa che poi ce la spiega. Vai. Quindi la vesca, guarda il colore, è diversa, c'è la cuticola retratta, è una russola dura, alto peso specifico, questa pesa niente, è leggera. Vesca non annerisce, ma tende a macchiarsi di ruggine in vecchiaia, che è russola in mano. Russola vinosa. Russola vinosa è una russola tipica della Betaia in mezzo al mirtillo, di basso peso specifico, di sapore dolce, di lamella color crema, quindi una sporata già colorata, non bianca, che si riconosce per il bordo tipicamente color ciclamino, soprattutto negli esemplari giovani si vede benissimo, ed è una russola commestibile. Posso vedere un attimo la vesca un secondo? Cerco di mettere. Allora, chiudi gli occhi, prendiamo qualcosa che ci assomiglia come dimensione. Ok? Senti? Cosa vuoi? Questa pesa niente, questa pesa. Questa schiaccia, la si disintegra, questa qua è. Colore della pesca, qua invece è fondamentalmente color vinaccia. Cuticola retratta e poi invece la cuticola è normale. Questa diventa nera, questa qua diventa nera, questa si macchia di ruggine. Marisa, quindi non spiegherai la vesca perché l'abbiamo spiegata adesso. Quindi andrai a spiegarci questo gruppo di russole qua. Tira fuori tutto quello che c'è di quella russola. Decolorance. Russola Decolorance. Dici perché. Allora, è una russola pesante, è un buon commestibile, sì. Cresce nel mirtillo. Sì. Decolorance perché in realtà decolorance colorisce, però in realtà lei annerisce quando tocco alla pressione. E attenzione, più che annerimento, parliamo di ingrigimento. Perché quella russola, se tu vai a vederla bene dentro, spaccala, spacca il gambo, guardate il colore della carne e non dimenticherete più russola decolorata, grigia,
ok? Ma esiste una russola tipo quel che ha questo identico colore, ma è pesante, molto pesante, che è commestibile. Non no. Identico colore, ma più rossa, stiamo parlando di paludosa, stesso habitat. Russola decolorans, commestibilità. Buona commestibilità. Guarda qui il colore. Fermati. Marisa? Questa allora pure? Questa ancora, allora pure fa bene. No, no. Altra cosa. Ok, quello vediamo, non dimentichiamo niente, abbiamo solo messo in stand-by. Marisa, cos'hai? Una russola della sezione Fettentine, inquadrami la sezione. Russola con cuticola pettinata. Da adulta sicuramente pettinata al margine. Da giovane com'è quella cuticola? Molto viscida, ottimo carattere. Com'è il portamento delle fettentine da giovane? Tutto il gambo e il cappello che sembra un vitale. Globoso, proprio sferico. Poi, altro carattere. Altro carattere, di solito sono un portamento abbastanza massiccio. Sì, anche se ce ne sono di piccoline, però. E l'odore. L'odore, benissimo, che odore hanno? Candeggina. Candeggina mista a mandorla oppure addirittura a mandorla. Questa può essere la oracea, no? L'odore è proprio... Mandorla a mandorla. No. Questa è la subuffetta. Subuffetta. Trovata sotto faggio. Fai. Allora, abbiamo la Fetens, molto grossa, tipica della Bettaglia. Questa qua più piccolina, con un odore un po' meno sgradevole, che riporta dentro un po' di mandorla, probabilmente la Subfetens. Mi manca un carattere che accomuna tutte le fetentine alla sezione. Qual è? La viscidezza. Alla sezione. Ah, la carne interna. La prossima sarebbe più mandorla, piccolina, mandorla. Attenzione, telemandorla. Com'è il gambo dentro? Attenzione, cavo da adulto, ma nel giovane il gambo non è cavo, il gambo è cavernoso. Vedete che sono delle cavernosità irregolari. Tutte le fettentine presentano queste quattro. Commestibilità delle fettentine, Marisa? Non commestibili, ok. Mi sta bene. Ma una giovane più vecchia. Anche questa qua è una fettentina. Questa qua invece è una subfettentina. Giorgio! Tira via quella roba che abbiamo già visto, pulisci là, così lasciamo in cima al tavolo, che voglio vedere tutto. Tutto. Abbiamo una russola? Ma tu compatta. Sei defilato, non sei stato. Sì, ho fatto la canaliata io. Vieni qua che il tavolo lo finisci. Allora io qua dove lo devo dire? In prima fila. Sembra fisso. Anche questa mi sta bene. Però questa non è quella di prima. Questa qua c'ha un carattere. Guardate il filo della lamella e guardate anche il gambo puntinato di lilla, il filo della lamella lilla. L'odore è diverso, misto mandorla. Cos'è questa? Illota. Questa è russola illota. Guarda qua, lo vedi? Guarda il tagliente. George, cos'hai? Una russola compatta. Sì. Non mi sembra che sia inerente. No. Ok. Però molto chiara, quindi è una. Nasce bianca, diventa ocra. Ok. L'odore. Non ha molto odore, ma forse ha odore da pesce un po'. A Venezia in bassa marea, ok. Ok. Quindi. Tra le lactarioides visto okay. Bene. E probabilmente la capostipite, che è la più
Russo? Cloroides. Cloroides, odore di pesce, quell'anellino azzurrino che a volte ce l'ha e non ce l'ha, ma comunque riflesso azzurrino si vede. L'odore di pesce, ocra sempre sporca di terra. Questa è sua sorella. Ti ho fatto qua. Queste sono delle colibri con due, no? Cavoli in marcia. I fiammiferi. Ma secondo me colibia con colibia, allora il gambo striato, strano. Potrebbe anche starci forse. Potrebbe anche starci. Sì. No, no, ma la pruinosità del gambo non è. Non è un azzardo. Ti ho fatto un piattino di russole. Tirami fuori quello che conosci di certo. Allora, le russe sono delle mitici. Tutte? Queste sicuramente. Ok? Queste in genere sono di stanza piccola. Anche se. E meticine col gambo rosso. Fiammate di rosso. Quindi questa te la boccio. Come ti boccio anche questa? C'è da rosso sul gambo. C'è da rosso sul gambo. E senti quanto più dura è scesa e delle medicine. Senti? Questa è un'altra cosa. Questa qua. Quindi queste, queste qua le metti con quelle? Sono rosse e piccole? Queste sono fiammate, no. E sono anche più con queste. Ok. Qua. Allora. Questa è medica. Va bene, se sul lato mi sta bene. Caratteristiche? Rosso, lucido. Bello rosso lucido. Piccola esile. Bianco bianco. Ok. Mai tonalità rossastra sotto. Sapore acre. Dopodiché, se ti tiro qua questa, cosa mi dici? Pesa? Ma ha solo peso specifico. È dolce? Te lo dico io. Sì, sì, è dolce. Annusa da qua. Qua. Grata la annusa. Pesce. Pesce. Gambo. Gambo, ocra ed era sporco di lilla e una serampellina. Questa è russola favre. Russola? Favre. E la marrone delle serampelline. Ok? Frale. Le caratteristiche delle serampelline quali sono? Basso peso specifico, sapore dolce, okay, odore di pesce, gambo sporco di lilla che al tocco si macchia di ocra. Questa è così. Questa l'abbiamo vista anche prima. Guarda che se mette il gambo sarà sempre tagliato. Sì, che è un indizio. Sì, che è un indizio. Sta già ridendo. Di ocra. Girala. Guardala. Guardala. La coperta corta. Ti mostra i denti. Corta. Si sta incazzando più che ridere perché non gli dici che è. Così viene. Tra la desca, dai. Sì. E questa cos'è? Attento. Pesa? Sì. Un po' di assaggia. Quella non è facile. Abbiamo detto serampellina e vesca. Non lo so, ma è dolce. Guarda. Non è facile, ma se vado a vedere. Lo vedi là? Il ciclamino? Cos'è? La vinosa. È una messa da firmare? Buono. Sì, che è una vinosa. Qua? Questa qua non è vinosa. Guarda la cuticola. Lucida che sembra uscita da una carrozzeria che fa vernici metallizzati. Carattere buono. Gambo fiammato di rosso, dura. L'assaggi? Io vi ho detto attenzione che quando vedete cuticole così lucide e brillanti di solito uguale carne acre.
se l'assaggi questa qua pizzica. Non fa parte delle emetiche questo? No, perché le emetiche sono fragili, bianco bianco, mai rosso sul gambo. Qua siamo dalle parti di Russola Rhodopus. Rhodopus. Questa non l'abbiamo vista. Quella là. Questa è ancora una vinosa, per la tua. E poi la buttiamo via. Questa qua è commestibile, è là. È commestibile anche se le lamelle sono leggermente acri. Dai, assaggiate. Assaggiala. Verde, che si macchia di ocra, soda massiccia con le lamelle leggermente acre e ruggine, rossa e ruggine. Mi dici cos'è questo? Xylus uvulatus. Ok. In che ordine siamo? Nelle boletacee. Boletales. Boletales. Famiglia delle Paxillacee. All'interno del genere della famiglia delle Paxillacee, che generi conosci? La tapinella, che sono la tormentosa. Che sono delle Paxillacee a crescita lignicola, e a crescita terricola abbiamo il Pax. Questa l'abbiamo già fatta. Ma cos'è sta roba? Lupus poi? Qualche altro nome di Paxillus? Ce ne sono. Leptopus, poi c'è, no aspetta, c'è uno che di Paxillus. Pure Rubicon. Filamentosus. Allora, Filamentosus, Leptopus sono sinonimi. Ce n'è un altro tipico del pioppo che reagisce alla potassa, che non mi ricordo se si chiama Aicalgiolaceus, anche quello no, quella è la clitosina. Pure Rubico, Rubico. No, no, ma ce ne sono un 5-6. Cos'è quello? Ammonio Virescens, sai quello qua? Bravo, non mi veniva. Cos'è? Cantalettus. Boh, ci vado. Questa cos'è? Clitocibe? Sì. Quale? Gibba. Gibba? Non troppo lungo il gambo. No, a parte il gambo, il gambo colorato che non torna. Il gambo con questo colore qua. Allora, costata mi potrebbe anche stare bene. Le costolate sul cappello. Sì, sì, sì. Costata mi potrebbe anche stare bene. Questa è sempre. Aspetta, ciao, ciao. Cos'è sta roba? Rinocide. Senti l'odore. Dicono che sia odore di noccioline tostate. C'è qualcosa sì, blu e pure un po' di. Le lamelle come sono? È un fungo omogeneo o eterogeneo? Omogeneo. Carne niente, gambo che si attorciglia, se avesse spore bianche avresti in mano una collibia. Collibia. Però la sporata di questo è ocra, quindi è simile alle collibia, questa è Feocollibia lugubris. E questo cos'è? Ah, questa è selvaggia viscosa. Ah, bravo, e questa secca. Cos'è? E questa qua. Questa è tosta. Fungaccio. No, 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 fungaccio, quella la devi tirare fuori il giorno all'esame, attento. È una gallerina. Gallerine? No, non ho sparato a casa. Gallerine? Guarda che l'hai detto pure prima, hai detto lo genere. Guarda, guarda. Odore il cavolo, c'è l'umbone, c'è il burbillo, c'è il trago, è eteromorfo. L'odore spermatico non può essere che un inocido. Che tipo di inocido? Questo cos'è? SP mettiamo e a lui se salverà Poliporacea. Sì, però è un fungo molto vario, però mi devi dire Poliprosparius. E questo? Orco cane. Questa qua è un marasmus. Sì, un marasmus. Che sarà Alio? È uno che ha scorreggiato. Scorodonius. Saula è quello che ha Saula. Ah, questo cos'è? Oh, sì, cos'è questo? Questo qua deve essere stato un il fungo della carne. Sì, 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 ok, Gonfus clavatus. Anche clavatus. A pezzi io voglio sapere cosa sono. È un cortinarius. Sì. L'odore di melado, vedi infatti c'è l'odore di melado? Sì, 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 melato. Guarda, mettete solo attenti. Intercerrimo. Comportati in modo intercerrimo, dimmi che non. L'ultimo, basta qua. Che cattiveria.
Questo qua cosa è? Senti l'odore spumante. La mele gialla. Però questo non so neanche se è una macchina. Sì, no, è vero. Critoci, beh. No, madonna. Già è sparato. A casa. Sì, carne cassante. È una russo. La russoletta, no, questa qua. Sì, la quella. Quell'Aris perché tu è la piccola ragazza? Quella diventa, è vero ragazze, perché quando i romani hanno rapito le ragazze sabine, arrossivano, cambiavano il colore delle gote e quindi la russola Puellaris cambia colore come le gote delle ragazze sabine che venivano frequentate dai romani. Questo caso. Ma cambia colore? In che senso cambia colore? Perché quell'Ares si può trovare in... diventa ingiallisce in maniera particolare. Che roba è? Se andiamo a pezzi di caffè. Che roba è? Che roba è? Che roba è? Che roba è? Che roba è?